The FG, FG, the base game, headshot, bitch, boom. One shot, one kill. Ciao a tutti ragazzi da TFG sì, on the mark. Oggi siamo su chi vuole essere milionario. Ormai c'è. Allora, vediamo. Allora, l'ultima volta abbiamo sbagliato già tipo Cervantes. Dove è francese invece era spagnolo? Cosa stiamo parlando? Del video quello di Trivial Crack. Adesso vediamo, testiamo la nostra cultura generalizzata. Senza qui non va bene. Ecco. Su chi vuole essere milionario. Gioca. Allora, che animale è il famoso cartone animato Hello Kitty? Oh merda. È un gatto? Sì, dovrebbe essere un gatto. Quella roba schifosa lì. Cioè, non, Hello Kitty, oddio, io non sono una donna. Mi fa schifo Hello Kitty, la odio, ok. Perché? Comunque fa cagare, sì. Secondo l'articolo 1 della Costituzione italiana, la sovranità dello Stato a chi appartiene? Ai politici? Al popolo? No. Al popolo? No, fai tu. Che cazzo, però a quanto pare io non sono molto d'accordo. E sono dei politici. No, sì, è tu il potere, poi in realtà. Appunto, è il mio. Allora, quanti erano i discepoli di Gesù? I 12 apostoli, giusto? Sì. Ok, giusto. C'è sempre un attimo di Sanchez perché io non so un cazzo di religione. Boh, religione, cioè. Il giudizio universale è un'opera di Michelangelo, Giotto o Da Vinci? Oddio, è di Da Vinci, no? O Michelangelo. Quella con le due mani, eh? No, quello è la creazione al limite. Scusa, il giudizio universale qual è? È quello dove vengono giudicati in maniera universale. Michelangelo? Non mi ricordo. Rinnegan. Michelangelo. Dai, Michelangelo, sul limite è sbagliato. Bravo Rinnegan. È rimasto Rinnegan che sa di latte. La sigla del telefilm Dr. House è una canzone dal titolo Teardrop. Da chi è cantata? Allora, questa sei tu. Allora, dovrebbe essere i Massive Attack. Tum. Massive Attack, dai, su, via. Ne lo sapevo, ragazzi, lo sapevo. Grazie, grazie, grazie a tutti. Pensate quanto tempo butta via della sua vita. Nella seconda guerra mondiale, l'Italia entrò in guerra il... Oddio. Dai, qui tu lo sai sicuro. Mi fai sempre due coglioni così con le date. Aspetta, se non lo sai adesso ti inculo. Stai buona, stai buona. Stai buona perché la donna la fai tu. Muoviti. Allora. No, senti. Oddio, mi pare che siamo entrati nel 41, sai noi? Senti, ti ripeto. O nel 39, oh mio Dio. Ti ripeto, tu mi fracassi sempre i coglioni con le date, che a me non interessa niente di niente. Non so se nel 41 o nel 39, oh mio Dio. Dai, fai una a caso, 50 e 50, il pubblico, aia. 10 aprile 1941, sì, risposta definitiva, vai. Vaffanculo! Il 40, ero indeciso. Non hai detto 40. Sì, lo so, ma ero indeciso. Cancella, non voglio sapere. Cominciamo di nuovo. Cosa vuol dire il verbo to fall, cadere? In inglese, lo sapevi? Titanfall. The Fallen, Transformer. The Fallen. Quale città viene citata in varie canzoni di Antonello Venditti? Grazie Roma! Ragazzi, oh, Venditti, quello con l'occhialone, oh. Qual è il vero nome di Iron Man? Dai, rimane. Tony Stark. dai, stavamo fino da... Veramente Robert Downey. Non è vero, è Tony Stark. Quale telefilm ha ricevuto per 2 anni di seguito l'anonima ai Golden Globe vincendola? Oddio. Telefilm ai Golden Globe? Friends. Dici? No. Ma dai, al limite ricominciamo. Ma è Lost o è Friends? Friend. Friends. Beh, Friends. Sì che è molto famosa. Modern Family. Dai. Ma che cazzo, Modern non l'ho mai Family, visto è io. È figo, è bello, eh. Non l'ho mai visto. No, è bello, è bello come... Qual è il nome di Buffon? Gianluigi. Avrei detto Giorgio. Giorgio. Dove possiamo ammirare la suggestiva Torre Eiffel? A Verona. A Verona. Oh cazzo, c'è stato Parigi. Oh, che culo, è giusto. No, è giusto. Che cazzo è? No, allora basta sto no, baby. Ti giuro, tu adesso le scariche e vediamo cosa cazzo è. Due canzoni di video vengono fuori i trading. Quale di questi non è un numero primo? Oh merda. Che divisibile per se stesso e basta. Esatto, no. Solo per se stesso, i numeri primi sono divisibili solo per se stessi è 0, ma no. Ma uno. Sei scemo? Uno. Tutti i numeri sono divisibili per se stessi? Fa uno. Solo. Per tre. Tre è un numero primo. Appunto. Che è divisibile solo per se stesso. Ok, 27 è divisibile per se stesso. Non mi ricordo. Sì. 47. Ma nel senso... nel senso solo ed esclusivamente per se stesso è per uno. Vero? Ah! Sta dicendo puttanate. Perché 27 è divisibile sia per se stesso che per uno. Anche 37, 47 è 7. Comunque il numero di... è 7 il numero primo.
ascoltami. Adesso stai. È divisibile per tre. Stai fermo. Adesso. Ah, hai ragione. Sei stupido. No, adesso non ha. È stupido come la merda. Qual è la capitale? No, tutti quanti sono distribuibili. Grazie al cazzo che sono tutti quanti distribuibili per se stessi. Ti ho detto che è divisibile solo per se stessi e per uno. Cazzo! Ragazzi, sto morendo da ridere perché ti diceva giusto. Qual è, chi canta i migliori? No, vaffanculo, La A? Non lo so, A. Ma no, i migliori anni della nostra allora vita. Allora è Z. È Renato Zero. Bon. Z. Sorcini! Ma che se ne incula? Le notti non finiscono nell'alba, Le notti non finiscono nell'alba nella via. È iniziata così la canzone degli 83 intitolata... Ma che gli anni? Sì, non lo so. Ma chi sarai per fare questa me? Noi siamo arrivati a 1000 euro, eh. Un mezzo più un quarto corrisponde a? Allora, il 2 nel 4 sta due volte. 2 più 1, 3, 3 quarti. Ok, giusto. Dai, su, Rinega. Oh, guarda che faccio i conti veloci. Però prima abbiamo difficoltà sui numeri primi. Quale di questi è un colore freddo? Oddio, il blu. Il blu è freddo, giusto? Sì. Ok. Sei calmato? No! Come si chiama il cane di Mickey Mouse? Stronzo! Non lo so io. Pluto! Sì? Sì, come il tuo cane stupido! Il mio cane si chiama Pluto, ragazzi. Ok. Chi fu il generale che condusse più di 1000 uomini a conquistare il Regno di Sicilia? Dai, sì. Buona parte. Ce la possiamo fare. Cazzo, scherzato, sbagliato. No, che culo da Garibaldi. Ok. Dove si trova Cortina d'Ampezzo? Dai. È Cortina, in Trentino. A Tampezzo, vaffanculo, Veneto, cazzo, l'ho qui, ce l'abbiamo qui, sono andato anche in vacanza io a Cortina a Tampezzo. Cazzo, cancella, ho pensato a Cortina e vaffanculo. Quali sono i colori della bandiera italiana? Verde, bianco, rosso. Ho tipo fatto una cosa giusta perché se sbagliavo lo cancellavo dal video. Quali sono i gatti in una famosa canzone dello Zecchino d'Oro? 44 gatti. Grazie, 44 gatti. Vaffanculo. Chi canta la canzone Se non mi ami? Se non ami? Boh. Ma che cazzo di domanda è? Ma che cazzo ne ma so? Ma non lo so, spara una casa. Pubblico. Pubblico alla sì, Neck. Ma allora se lo sapevi? Ma ho detto a casa, allora vuoi che sappia che canzone canta allora, Neck? Quale tra queste non è una parte dell'occhio? Il mantello? Sì. Il cristallino c'è, no? Sì. Da che arriviamo a 1000 euro ce ne andiamo. Meglio se... Va bene, lasciamo stare. Come si titola la trasmissione condotta nel 2010 da Fabio Fazio con lo scrittore Roberto Saviano? Dai, cazzo. Il tempo che fa? O anno zero? No, anno zero. Che tempo fa? Non era quello con... Nessuno dei due. Era vieni via con me, ragazzi. Cominciamo, andiamo finché arriviamo. Ultima volta, ragazzi. No, no, ultima volta. Tagli dove fai più cagare. Nella famosa. Quello dei numeri qui lo tiene. No, lo tengo. Nella famosa serie animata The I Simpson. Ecco. Come si chiama il barista? Boh. Non lo sai. Ok. Qual è il numero che è moltiplicato? Oddio. Qual è il numero che è moltiplicato per se stessa da come risultato 0? È qualunque numero. Cosa hai detto? Allora, aspetta. No, torna qua. Digli cosa hai detto, ripeti. Scusa, tutti i numeri moltiplicati per 0 per 0? Ho capito male la domanda. Qual era la domanda? Qual era la domanda? Dai, ricominciamo da capo. No, dimmi qual era la domanda. Non mi ricordo, cosa hai detto, cosa hai detto. Non mi ricordo. Mi hai fatto dire che sono i coglioni che non mi ricordo. No, qual è il numero non siamo concentrati. Hai detto qual è il numero moltiplicato per se stesso da 0? Ah, ho capito, cazzo. Che 0 per 0 ma 3 per 3 non fa 0. No, ho capito che numero da 0 moltiplicato per 0. Tutti i numeri danno 0 moltiplicato per 0. Qual è il numero che dà moltiplicato da 0 al 0? Quanti minuti ci sono in un'ora? Oh mio Dio. Ho una paura. Fatica, ho una paura di schiacciare. Chi è il frontman del mitico gruppo dei Queen? È Freddie Mercury. Vedi, queste le cose le so. Io no. Ecco. Qual è il principale mezzo che usa una batterista per suonare il suo strumento? È la testa. Un tubo di ferro.
Ma no, il rame, ma dai, ma che cazzo, ma ma perché? Perché non leggo! Ma leggi! Ma non ho letto, amore. Ma non hai letto! No, ma basta. No, ma dai, ma per l'amor di Dio! Faremo dai. Un altro video in cui saremo più concentrati. Ma che. Perché adesso stai pensando agli unicorni, vero? Chissà cosa. Ma da unicorno! Ma tu ti droghi? Ma che. Ma ti cadono le. Ti cadono le gambe dalla bocca! Ma... Mi fate cadere i coglioni, va bene? Vai via! Aspetta che lo tiro via! Ciao a tutti, al prossimo video!